Continuano anche stamattina gli interventi di bonifica promossi dall'amministrazione romano. Quest'oggi ci troviamo in località Palo A2, dopo che la settimana scorsa è stata effettuata un'altra importante bonifica sulla scogliera della zona Calanca a Marina di Camerota. Purtroppo constatiamo ancora una volta che ci sono delle persone che pensano di essere furbi, ma in realtà non sono altro che dei delinquenti, perché dalle immagini che potrete sicuramente vedere attraverso il servizio di Cilento TV, si potrà constatare e vedere quanti danni e che cosa è stato recuperato nel corso di queste attività di bonifica. Questa è la seconda, come dicevo prima, che facciamo in pochi giorni. Continueremo altri interventi nelle prossime settimane in altri punti che ci sono stati segnalati nel territorio. Ringrazio la cooperativa Agricilento nella persona del signor Fernando Calicchio e dei suoi collaboratori, perché hanno fatto un ottimo lavoro e soprattutto sono stati molto rapidi negli interventi. Stiamo già predisponendo anche l'attivazione del sistema di videosorveglianza, però l'appello che faccio a tutti i cittadini del comune di Camerota è che, se ci sono delle segnalazioni da fare, rivolgetevi tranquillamente al sottoscritto o all'ufficio ambiente del comune di Camerota, perché bisogna assolutamente denunciare chi si rende responsabile di questi scempi nei confronti del nostro bellissimo territorio. Peraltro, proprio stamattina mi diceva l'amico Fernando che nel corso della bonifica hanno potuto vedere come questo punto, peraltro panoramico bellissimo di Camerota, era anche oggetto di interesse di alcuni turisti stranieri. Per cui, se noi pensiamo di poter vivere e fare economia attraverso il turismo, la prima cosa da fare è la cura del territorio, il rispetto dell'ambiente e delle bellezze che Madre Natura ha dato al comune di Camerota. E noi siamo consapevoli che ci sono ancora tanti interventi da fare, però queste bonifiche degli ultimi giorni vogliono essere soprattutto un segnale di attenzione da parte dell'amministrazione. Abbiamo segnalato peraltro un nuovo indirizzo email, camerotaambiente@libero.it, al quale possiamo tranquillamente rispondere attraverso eventuali segnalazioni dei cittadini. L'attenzione dell'amministrazione e di tanti amici che con noi collaborano è alta, e chiediamo ai cittadini di fare la loro parte, segnalandoci quando più è possibile eventuali emergenze ambientali o fenomeni di abbandono dei rifiuti. Aggiungo anche un'ultima notizia: ci stiamo adoperando proprio in questi giorni per la sistemazione di alcune aree verdi e per la manutenzione del verde pubblico, del verde urbano e di tutte le aree, diciamo, dove insistono attività commerciali e non solo. Lancio un appello: chi volesse collaborare attraverso l'adozione di aree verdi, attraverso la collaborazione con l'amministrazione, noi siamo disponibili. Anzi, qualunque forma di aiuto e collaborazione noi la accettiamo davvero a braccia aperte, perché è fondamentale per un turismo di qualità lavorare sulla cura del territorio, sulla manutenzione del verde e sull'arredo urbano.